mamma mia. Oddio mio. Non ce la faccio. Mi fa schifo, non ce la faccio. Mi fa un po' paura, un po' schifo. C'è un po' di zanzare. Paura. Ma cos'è, vivo? No. È morto. Sì. No, non toccarlo, lascia stare, lascia stare. Stamattina quando mi sono svegliato ho visto che Roberta mi aveva scritto che lei doveva andare via alle 18, che quindi ci dovevamo vedere, ma non avevo ben capito a che ora. Allora le ho scritto: ma che ora? E lei mi ha scritto: vieni verso le 4. E gli ho detto: okay. E io infatti gli ho detto: ok, va bene, le faccio fare il bagnetto un'oretta, poi ce ne sì. andiamo. E lei mi fa: no, ma va, resta, che facciamo sì. l'aperitivo. Tanto io ci metto mezz'oretta con Nino. Allora siamo d'accordo così. Siamo d'accordo che andiamo a fare il bagnetto alle 4, poi dopo torniamo a casa, vi fate una doccia e poi più tardi quando lei torna a casa andiamo a fare l'aperitivo con lei e anche con papà. Dove? A casa sua? Sì. Adesso ascoltatemi bene, io vi voglio vedere fare un po' di compiti. No, adesso no. No, allora non andiamo da nessuna parte. Mamma, no, Anastasia, no, noi, allora oggi che giorno è? Venerdì? Martedì torniamo in Sardegna per 2 settimane. Io non voglio portarmi i libri, quindi il 14 agosto risaremo a casa e poi avrete neanche un mese. Vabbè, tu è per te soltanto un ripasso, l'hai voluto, ieri è arrivato e adesso lo fai. Tu invece devi terminarlo e io voglio che tu lo termini prima di ripartire o che ti rimangano veramente pochissime pagine. Mi avevi promesso l'altro giorno che oggi ne avresti fatte di più. Quindi adesso ti metti e le fai. Perché no, no, amore, adesso le fai. Allora non mi devi dire sempre di no, perché io vi accontento sempre in tutto, vi porto anche da Roberta a fare il bagnetto. Per favore, adesso ti metti e le fai. Ok? Noi pranziamo. Faccio dopo. Io mi sono appena svegliata, no? Ok, tu ti sei appena svegliata alle 9, ma poi le fai. Dopo, sai che ore sono che ti sei appena svegliata? È 1:15. No. Sì. Vuoi quindi? Vieni in bagno con me. Quali sbagli? Adesso ti faccio vedere. Bruttissime. È uno scherzo bruttissimo. Ma non c'entra niente, Roberta. Questo accadrà quando torniamo dopo l'aperitivo. È uno scherzo bruttissimo che faremo ad Anastasia. Sì, mi dispiace anche a me perché è bellissimo. È troppo carino. Però devo fargli uno scherzo per cattivo per la mia storia, ok? Poi lo uso. Eh? Poi lo uso. Poi lo laviamo e poi lo usiamo. D'accordo. Adesso scopri. Rimettilo là. Perché poi quando la storia. Quando torneremo? Fiori degli alberi, ok? Andiamo, si fate. Adesso lo chiudo io. Mi raccomando, Vanessa, devi essere spaventatissima quando lo vediamo e non ci dobbiamo avvicinare perché, insomma, quando se vedi un gatto morto, non è che ti avvicini subito così. È come se. Io lo faccio subito, però vabbè. Tu lo faresti subito davvero? Io no. Io sì. Gasper, tu oggi morirai. Lo sai? Sei contento? Oggi finirai ricoperto di foglioline secche, di petali di rose. Allora, pausa compiti perché vi ho minacciate che se non facevate un po' di pagine, oggi niente, piscina. Anastasia, Vanessa ha trovato un costume che può andar bene per oggi, tanto oggi saranno giusto forse un paio d'ore di piscina. Quindi abbiamo trovato anche le cuffie, è vero? Quindi Anastasia, dobbiamo uscire... Dobbiamo uscire solo per il tuo costume se troviamo questi occhialini, se li troviamo, ok? Questo sto costume. Sì, giusto, hai ragione.
Benvenuti in questo nuovo video, cuccioline e cuccioline. Ma perché? Ciao. Sì, perfetto. Guarda, stai riprendendo perfettamente. Cioè, vedi? No, come? No, così. Okay. Oggi balleremo tutti insieme. Vai a fare i compiti, se no non vai in piscina. Anastasia, per favore, smettila. Finite i compiti. Dai, Ani. Aspetta. Dobbiamo andare. Giro, giro, tondo. Casca. Se ti casca la telecamera, il giro, giro, tondo te lo faccio fare io. Allora, che punto sei rimasta? Vedete qui. Aspetta. Ani. Ani. Ok, stop. Spegni. Svengo. Ani, spegni. Ok, ragazzi, stiamo andando a prendere il costumino per Anastasia. C'è l'aria a tutto volume perché si muore di caldo, quindi c'è un po' di rumore. Quindi abbiamo trovato il costume per Vane, le cuffie, mi manca un costumino per te Anastasia e se troviamo gli occhialini. Ah, i braccioli, Ani, se no in acqua tu non puoi entrare, perché quell'acqua lì è alta, ok? A me no però, cioè mi sono tuffata dallo scoglio alto dei vetri, un'acqua lì alta. Ho capito, ma ti sei tuffata tu, non Anastasia. L'acqua per Anastasia è alta, poi Anastasia non sa nuotare, tu così. Aria fresca. Andiamo a cercare subito il costumino, se ce n'è, di qua, se ci sono. Guarda qua. Cosa abbiamo trovato? Solo i braccioli? Sì. Se non troviamo il costume da un'altra parte, sì, metti costume. Puoi stare con i pantaloncini, cosa cambia? Non cambia niente, dai, tanto è un'oretta, va bene amore? Allora Anastasia, i braccioli, tu Vanessa ti voglio vedere adesso attraversare il pezzettino di strada in accappatoio, ci sono fuori 40 gradi. Prendi i braccioli e andiamo a fare questa oretta in piscina, forse. Mezz'ora. Cioè, Anastasia, ti rendi conto che mi hai fatto girare negozi su negozi per poi tornare a casa e dirmi ma io lo so dove ho il costume, e avevi il costume? Pippo, buongiorno. Dov'è la mamma, Pippo? Finalmente in piscina, questa piscina tanto desiderata. Che meraviglia, Anastasia, mi raccomando. Ah, è vero. Non è tiepida. Beh, grazie. Meno male, ci sono 52.000 gradi. Ani, piano, Mi siede, resto qui. Ma è calda. È calda? Vi state divertendo? Com'è, fresca, vero? È caduta la maschera. Ah. Ho paura di prendere. Eh no, col piede. Io so, non dico vero. Non ci arrivi? È nuova. Vabbè, fa niente. Col piede, Vane. Preso. Brava. Mamma, faccio il tuffo. Dai, fammi vedere che fai il tuffo. Uno, due, tre. Lo faccio anch'io. Che bello, dopo arrivo, Lo faccio anch'io. Mamma, che sono gonfiabile. Lo faccio anch'io, mamma. Siete contente? Sì. Dai. Vado. Non vedo l'ora che sia pronta anche la nostra, l'estate prossima ormai. Magari a settembre. Vado. Sì? La nostra quanto è alta? Allora, giornata stupenda, terminata in piscina. Andiamo, amore. Andiamo a far merenda, ci laviamo e andiamo a mangiare la pizza. La prossima volta lo faccio anch'io, ok? Vi siete divertite? È stato bellissimo. Sì. Andiamo. Adesso facciamo la doccina. Faccio, andiamo un altro. Ma certo, amore. Ma noi martedì partiamo. Però magari sabato, domenica torniamo, ok? Sabato, domani. Ani, fai in fretta perché sei in costume, c'è l'aria condizionata accesa. Vuoi mangiare fuori? Sì. Che cosa? Vuoi due snack, due patatine? Mi fai due panini con la Nutella. Allora, cucciolini, sono tornata a casa e devo organizzare lo scherzo ad Anastasia. Quindi adesso andrò da Vanessa e le dirò di muoversi e appena finirà di fare la doccia dobbiamo nascondere questo gatto finto tra le foglie del nostro giardino e fingere che ci sia o il nostro gatto, che però purtroppo è in casa e l'hanno già visto, o un altro gatto morto in casa nostra. Allora, siamo pronte per uscire e andare a mangiare la pizza. Allora, io direi che il gatto lo mettiamo fuori quando torniamo, che è lui. Okay. Perché adesso lei è giù, dobbiamo andarlo a prendere, ci becca, sicuro, capisce che stiamo facendo qualcosa di nostro. E poi se lo vedi adesso è un casino perché dobbiamo andare tardi.
Quindi adesso andiamo a mangiarci la pizza. Quando torniamo la facciamo salire e io e te mettiamo il gatto fuori. E poi con una scusa io dico che sono tu, che sei uscita. E se Gasper non è in casa, quindi chiamiamo Gasper e vediamo sto gatto morto in giardino, ok? All'inizio, se non c'è Gasper, dobbiamo farle credere che è lui. Ma non ci dobbiamo avvicinare subito. Dobbiamo dire no, no, avviciniamoci perché magari ci sono le mosche, che ne so, stai intorno al gatto morto, va bene? Ani, sei pronta? Sì. Dai, adesso andiamo, tra pochi minuti. Mi fai vedere le treccine? Fammi vedere. Che bellino, fatti vedere dalla mamma. Oh, mamma, amore, sei stata brava. Ma te le sei fatte da sola? Ma sai che sei diventata bravissima? Grazie. Adesso quando inizia la scuola, la mattina ti svegli 10 minuti prima e ti fai le treccine. Ma no, le faccio quando vado a dormire, quando mi sveglio le tolgo. Però se anche ogni tanto vai a scuola con le treccine sei bellissima. E sei anche più comoda perché non hai i capelli davanti agli occhi. Ma hai letto tipo qualcosa. Pensa se tieni le treccine 2 giorni di fila. Il terzo giorno quando le disfi sei bellissima. I tuoi capelli sono ricchissimi. Dovrei provare. Dovresti provare. Non disfarle stasera. Una volta che poi si toglie, infatti non le disfo. Brava amore. Ma niente, tanto domani non abbiamo molto da fare. Al massimo le disfiamo domani sera se dobbiamo uscire, ok? Ok. Cena finita, cosa hai mangiato stasera? I Bustel. Sì. Senti, adesso c'è il nostro amico Samuele in bagno, poi facciamo vedere la piccolissima differenza di altezza che c'è tra te e lui. E Samuele chi è? Il bimbo della Roby. Ciao amore, ciao Roby, come stanno i ragazzini? Fagli vedere dove arrivi a Samuele, ai tuoi amici, sì. Fagli vedere. Dopo io lo faccio vedere. Fai vedere. Come stanno i gattini, Roby? Stanno bene i gattini, chi vuole un gattino? Penso in tanti, sai? Dai, chiamatemi che ho tanti gattini. È tornato Samuele. Aspetta, perché mi devo allontanare un attimino, perché altrimenti non... Ecco qua Samuelino. Ciao Samu! Questa è la differenza. La piccola differenza che c'è tra Samuele e la Anastasia. Però Samuele è tanto bravo, vero? Tu li vuoi tanto bene. Ciao Samu, grazie. Ok, cuccioline, siamo tornate a casa. Ani? Sì. Quindi, ti sei divertita stasera? Sì. Tanto tanto? Sì. Abbiamo fatto tantissime cose. È tardissimo. Adesso andiamo a nanna, ok? Poi quando siamo su diamo la buonanotte, va bene? E Gasperino l'abbiamo appena recuperato che era fuori. Cosa hai combinato questa sera, Gasperino? Sei stato fuori fino a luna di notte? Sì, ti ho risposto. Però miagola, ma non si sente rumore. Ma non sappiamo cosa dice, vero? Allora Vane, siamo tornati a casa da questa lunghissima serata. Adesso dobbiamo posizionare il gatto. Dobbiamo posizionare questa telecamera. Dovrebbe esserci il furgone di papà fuori dal cancello. Ma dove dobbiamo metterlo? Sotto la pianta qua in giardino. E dobbiamo posizionare questa telecamera sul furgone di papà in maniera tale da riprendere noi che usciamo dalla porta. Okay, poi io riprendo col telefono quando diciamo ad Anastasia. Sì, mentre non lo sto facendo. Infatti, dobbiamo fare... Allora, o vado io e tu rimani qua. Sì, e se... Se lei prova a riuscire, devi fare velocissimo, Tu non dirgli che sono fuori. Adesso io vado a posizionare questa telecamera sul furgone di papà. E posizioniamo il gatto in direzione della telecamera, ok? Lei è andata a cambiarsi, giusto? Sì, dobbiamo fare veloce perché lei fa... È tardissimo, sono le 12:30, è tardissimo, è mezzanotte e mezza, è tardissimo, ok? C'è il furgone di papà? Sì. La mettiamo tipo nascosta dietro. Tipo nascosta là dietro. Vieni. Andiamo, andiamo veloce, veloce. Allora, qua c'è il furgone di papà. Non è nascosto. Adesso sul carro, sicuro. Si è spento le luci della camera. Vuol dire che sta scendendo. Dai. Sì, ma qua non prendo cazzo. No, veloce. Dai. Sta arrivando. Sì, sta arrivando. Dov'è Vanessa? Non so dov'è Vanessa. Vane? Facendo il massaggio a papà. Ci siamo inventati una storia assurda per stare. Dove vai? Eh? Apri, dai, muoviti.
ci vuole plastica. È plastica. Bella, bella, sentito. L'hai fatto. Amore. Ma cosa te ne frega? Tanto mica vedrà mai quello. Ecco, dai, prendi. Dai! Dove vai? Scalza. Allora aspetta, io ho messo. Ah sì, sì, penso che la camera da letto lì. E tiro qua, e tiro qua, in quell'angolo lì. Devo fare un po' così. No, ma no, mettilo lì. Bravo, bravo, coprilo. Oddio, sembra veramente un gatto morto. Oh, vai, Vale. Vediamo. Mamma mia. Oddio mio. Allora, ascoltami, guardami. Visto che Gasper è in casa, ricadrà tutta la colpa su di lui, eh. Gasper ha ucciso il gatto, ok? Poverino Gasper, è così buono. Aspetta, 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 che ho la telecamera, aspetta. Ha chiuso. Adesso sente. Ci sente. Infatti. Tieni, tieni. Dov'è il gatto? Qua su, aspetta. Perché è tutto rosso? Così, perfetto. Tu vedi il gatto? È noi sotto, però noi andiamo, vai. Tu dici? No, togliti, togliti. No, ma basta che clicchi qua, lui mi toglie. Togli la mano, ok. Così, ma tu vedi il gatto? No, perché sotto. Ok, allora, vai a fare la pipì. Io ho impostato la telecamera, non so quello che riprenderà, perché non lo so. Però usiamo anche il telefono, dai, vai, muoviti, che poi devo dire. Ragazzi, che casino. Allora, ho impostato la telecamera fuori sul furgone di Papa William, che dà direttamente sul punto in cui è posizionato questo gatto finto, morto. Forse Anastasia mi sta chiamando, devo dirle che sono andata a buttare la spazzatura e che ho visto questo gatto morto e che potrebbe essere un gatto che ha ucciso il nostro gatto. Mamma mia, che casino. Ci sono un sacco di zanzare, mi hanno morsicata. Tutta in tempo record. Ok ragazzi, ci siamo. Però forse la devi un po' alzare. Perché? Io vedo la tua telefono. Ok, così? Sì, così. Ok, okay. Andiamo. No. Ok, ora io farò finta di essere rientrata dalla spazzatura e di aver visto il gatto morto. Inizio, ragazzi. Vane! Vane! Vane, dove sei? Dove? Ascoltami, ascoltami un attimo, accendi la luce. Guarda che io sono andata fuori a buttare la spazzatura e ho visto un gatto. Ho visto un gatto che non so se è morto nello suo giardino. Vane. Sì, non è che è stato Gasper. Non lo so. Anni... Sì. Dov'è Anni? Anni, vieni un attimo. No, vieni un attimo. Un attimo, Ani. Un secondo. Qui. Ma qui sono andata a comunicare la cintura, mi è spiegato che il suo giardino secondo me è morto. Non è che è stato Gasper. Vieni, Ani. Non lo so, è fermo sotto l'albero. Ma qua. Ma io non è che mi fido molto di andarlo a prendere. Ma com'era? Ma, boh, che ne so, io ho visto un gatto lì che è sdraiato. Non lo so. Dai però, eh. Ma non sto scherzando, mi hanno anche divorato le zanzare, Ani. Ma non è però cioè, aspetta, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderlo? Ani, ma prenderlo. Ma non vedete, davvero? Prenderlo. Non lo so. Ma che schifo. Cioè, nel senso... Poverino, amore. Non so, Ani, ma magari ho visto male, sono un po' stanca, sai. Dove? Guarda lì, c'è la coda. Vieni. No, 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 lo vedo, lo vedo. Cosa hai visto? No, dove? Io non ho visto niente. La vedi? La coda grigia, Senti, oggi... Mamma. Ascolta, oggi Roberta ha detto che mamma gatta non tornava più a casa. Vero? Non è che mamma gatta. Ma quella incinta? No, ma sua madre aveva detto che era giù in taverna. Ma è l'altra, quella che è andata giù in taverna. Quella incinta. Bella. Beh, no. Ah, ho capito.
Mamma gatta è un'altra, quella grigia. Ma tu lo vedi, il gatto? Io mi sono presa malissimo. Non ce la faccio. Mi fa schifo, non ce la faccio. Mi fa un po' paura, un po' schifo. E sei stato Gasper? Ma che cacchio ridi te? No, no, ma perché ridete? No. Perché fai ridere tu? Perché non mi avete mai visto piangere in 48 anni. E io sugli queste cose, aspetta, qui non c'è. No, a me io. No, non ce la faccio. Vado a vedere, arrivo, aspetta. No, Vane, no. A me, no, io non ce la fa. Allora, ascoltatemi, io sono una donna forte, però su certe cose sono debolissima, veramente. Io non ho... Io sono coraggiosa. No, io no, io sono coraggiosa, ma su certe cose no. Su gatti, però. Vabbè. Poverino. Vai tu, Vane, tu sei la più coraggiosa, sì. Io mi sono Io non guardo. No, non ce la faccio. Di... Ma c'è sangue. Cosa vedi? Mm. C'è tutto storto, tipo parliamo dentro, vai mamma. No, che vedi tutta terra storta. Sì, ne sta anch'io. Non capisco se era quello che chiuse. Ma me lo mi sembra aperto. Cosa facciamo? Dov'è Gasper? Non lo so. E sei stato Gasper? Gasper. Ma io quando siamo tornati a casa c'era Gasper. No, è grigio. Vabbè, non è che Gasper è azzurro. È Gas? No, dai, non ce la faccio. Gas? Ma sì, Gasper sarà sotto il letto suo. Ma e se è stato Gasper, Vani? Sai che ieri sera papà ci ha raccontato che ha visto... E non è che dobbiamo chiamare qualcuno? Andiamo a vedere. Chi è che ha il coraggio? Allora, io non ho il coraggio. No, no, Roberta sta dormendo. No, 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 è una cosa che ci dobbiamo sbrigare noi perché è casa nostra ed è nel nostro giardino. Chiamiamo l'ambulatorio. Ascoltatemi. Avete il coraggio di andarlo a vedere? Non provo io. Sì, no, mamma, lo facciamo domani. Avete dei Ma che schifo. Io sì, ce l'ho, però sto dando. Perché cosa? Vai, prendilo. Vai, vai, prendilo, amore, brava. Poverino. Non ce la faccio. Mi stava venendo da piangere davvero. Perché io ci sto credendo. Hai capito? Ci sto credendo. Mi sono impersonata veramente nel personaggio. E lei cosa faceva? Ridea. Secondo te ha capito? No. Dalla telecamera. Ok, andiamo. Vale, però io non ce la faccio. Dappertutto, chissà intorno a quel gatto cosa non c'è, cosa non c'è. Arriva, amore. Ce l'hai? Uno solo. Chi è che va? No, io. A me viene l'ansia, io adesso mi devo prendere 10 gocce di Xanax minimo stasera, madonna, no, non ce la faccio. Ani, ma secondo te è stato Gasper? No, no, vero. Ma sai che lui è un po' territoriale, vuole. Sì, ma non è un Batman questo. Ma che è stato? Però una cosa. No, magari un gatto che magari è vivo, ma sta solo un po' male, è in sofferenza, fa caldo, Magari ha bisogno di cibo, di acqua. Quando siamo arrivati a Gasper era sul muretto. Vero? Era sul muretto, esattamente sotto c'è il gatto. Magari ci voleva dire qualcosa e non l'abbiamo capito. Oh, ma diciamo. E non se non l'avessimo c'è il Gasper. Quando facevamo mi aggolava in silenzio. Magari nella lingua. Cosa ridi? Magari no, invece ha ragione Anastasia. Magari nella lingua dei gatti mi aggolare in silenzio. Vabbè. È una richiesta di aiuto. Ok, ti faccio lucidare il telefono. Ce l'ho io il telefono. Dai. Vane, ma sei sicura? Allora, ascolta, Vanessa, ci sono un sacco di malattie. Infatti, guarda. Andiamo a vedere. Aspetta, no. Prendilo in braccio, Vane. Vedi se respira, Vane. Ani, vai tu? No. Neanche io, non c'ho il coraggio. Ma cos'è, vivo? È morto. Sì. No, non toccarlo. Lascia stare. Vanessa, lascialo stare. Ho capito che ha un guanto, però Anastasia ha un guanto. Vane, guarda se le batte il cuore. Non
capisco perché c'è un po'. Oddio, ma guarda, c'è la testina al contrario. Mamma, è un pupazzo. Ma che pupazzo? Ma cosa stai dicendo? Oddio, poverino. No, non toccarlo. Madonna, si è mosso un po'. No. Giuro. Ma dai. Avevo capito che era un pupazzo. Amore, ciao. Ancora vivo, oddio. No, Anastasia. Ma ciao. Ma un po' più, un po' più, cioè. No, quando ho visto adesso, perché prima avevo visto la coda, ok. Quando ho visto quella faccia tutto, ho detto ma è un pupazzo. Ma perché? Però ti sembrava davvero un pupazzo. Sì, ci stavi credendo prima. Dai, ma non è vero, è così bello. Ci stavi credendo prima. Allora, c'è anche la telecamera posizionata qui. Che non so che cosa abbia ripreso, ma io ci ho provato. Guarda Anastasia che ho attaccato la telecamera. E poi vediamo se Casper ha giocato. Per un attimo ci hai creduto? Sì, ma quando ho visto tutto mi... Perché? Ma è un pupazzo di Roberta? No, è mio, l'ho comprato io. Vane, dove sei? Mitica, ce l'abbiamo fatta. Ciao, sono solo un pupazzo. Casper, il tuo nuovo amico? Sei stato tu? L'hai ucciso? È arrivata!